l'ultimo sforzo. Pronti? Ultimo sforzo. Siamo al capitolo 17, secondo libro di Samuele. Eravamo all'inseguimento di David, dove figlio Assalonne, aiutato da Toffel, cerca di mettere in atto questa trama. Nel medesimo tempo l'altro personaggio, Cusai, che è più alleato con Davide, cerca di smantellare la trama contro Davide. Comunque, riprendiamo, e siccome sono un po' di capitoli, vorremmo arrivare fino alla fine, saltiamo necessariamente qualche cosa, però cerchiamo di tenere un po' il tracciato complessivo. Capitolo 17, Achitofel disse ad Assalonne: sceglierò 12.000 uomini e metterò ad inseguire Davide questa notte, gli propiomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo come ritorna la sposa al marito. Cioè, in altre parole, ammazzerò solo lui, a te serve il popolo, quindi senza lui il popolo è tuo, perché se facciamo la strage del popolo poi ci facciamo del male da soli. Invece l'unico che fa fuori è lui, ci penserò io. La vita di un solo uomo tu cerchi, la gente di lui rimarrà tranquilla, e quindi sistemiamo così la faccenda. Questo parlare piacque ad Assalonne e a tutti gli anziani di Israele, di loro che erano a Gerusalemme. Ma Assalonne disse: chiamate anche Cusai l'Archita, che è l'altro che era con Davide, e sentiamo ciò che ha in bocca anche lui. Quando Cusai fu giunto da Assalonne, questi gli disse: Achitofel ha parlato così e così, dobbiamo fare come ha detto lui, se no parla tu. Cusai rispose da Salome e dalla sua versione: questa volta il consiglio dato da Achitofel non è buono. E Cusai continuò: tu conosci tuo padre e i suoi uomini, sai che sono uomini valorosi e che hanno l'animo esasperato come un'orsa nella campagna quando le sono stati rapiti i figli piccoli. Poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte con il popolo. A quest'ora egli è nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo. Se fin da principio cadranno alcuni dei tuoi, qualcuno lo verrà a sapere e si dirà: c'è stata una strage tra la gente che segue Assalonne. Allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi. Quindi se cominciate a perdere un po' di persone voi, viene gettato discredito su tutta la vostra operazione. Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Bersavea, si raduni presso di te, numeroso come la sabbia che è sulla riva del mare, e che tu vada in persona alla battaglia. Così lo raggiungeremo in qualunque luogo si troverà e gli piomberemo addosso come la rugiada cade sul suolo. Di tutti i suoi uomini non ne scamperà uno solo. Se invece si ritira in qualche città, tutto Israele porterà corde a quella città e noi la trascineremo nella valle, così che se non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. Assalonne e tutti gli israeliti dissero: il consiglio di Cusai è migliore di quello di Achitofel. Quindi l'ha spiegato meglio, lui ha altra strategia, quindi strategia di massa, viene accettata, e quindi bisogna farli fuori tutti, non soltanto Davide, perché se poi fai così ti va male, fanno fuori un po' di tuoi, ce li metti perché viene gettato discredito, invece unisci tutti, tanto loro a confronto sono di meno, vedrai che li ammazzeremo tutti e vincerai. E però il narratore ci fa sapere: il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio consiglio di Achitofel, quindi era saggio consiglio di Achitofel, però il Signore aveva stabilito che non doveva funzionare, per far cadere la sciagura su Assalonne, e quindi tu sai già come va a finire, te lo dice già il narratore. Allora Cusai disse ai sacerdoti Zadok ed Abiatar, che sono i due sacerdoti di Davide: Achitofel ha consigliato Assalonne e gli anziani di Israele così e così, ma io ho consigliato in questo modo. Quindi adesso informi, i due sacerdoti sono fedeli a Davide, del fatto che è lui che ha vinto su Assalonne, non tanto Achitofel. Ora dunque mandate in fretta ad informare Davide e ditegli: non passare la notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall'altra parte
perché non venga lo sterminio sul re e sulla gente che è con lui. Ma Jonathan, che è figlio di Abiathar, e Achimaz, che sarebbe figlio di Zadok, stavano presso En-Rogel in attesa che una schiava andasse a portare le notizie che essi dovevano andare a riferire al re Davide, perché non potevano farsi vedere ed entrare in città. Ma un giovane di vide informò a Salonne, e quindi vede tutte le spie, insomma, di Davide. I due partirono di corsa e giunsero a Bakurim, a casa di un uomo che aveva nel cortile una cisterna. Quelli si calarono e la donna da casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e vi sparse grano, pesto, così che non ci si accorgeva di nulla. I servi di Assalonne vennero in casa della donna e chiesero: «Dove sono Achimaz e Jonathan?» La donna rispose loro: «Hanno passato il serbatoio dell'acqua». Quelli si misero a cercarli, ma non riuscendo a trovarli, tornarono a Gerusalemme, quindi fanno perdere le loro tracce. Quando costoro se ne furono partiti, i due uscirono dalla cisterna e andarono ad informare il re Davide e gli dissero: «Muovetevi e passate in fretta l'acqua, perché così ha consigliato Achitofel a vostro danno». Allora Davide si mosse con tutta la sua gente e passò il Giordano. All'apparire del giorno neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Allora Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito nei confronti di Assalonne, sellò l'asino e partì per andare a casa sua nella sua città, mise in ordine gli affari della casa e si impiccò. Basta. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. Disperazione, non è stato ascoltato. Il Signore aveva già deciso, insomma, di non seguire il suo consiglio, che era saggio, dice, vedete, invece Davide l'ha messo in atto e gli frega. Allora Davide era giunto a Macanaim quando Assalonne passò il Giordano con tutti gli israeliti. Assalonne aveva posto a capo dell'esercito Amasa invece di Joab. Amasa era figlio di un uomo chiamato Itrali Ismaelita, il quale si era unito a Abigail, figlia di Esse, sorella di Zeruiah, madre di Joab, insomma, tre parentele. Israele e all'Israele del popolo, e a Salonne si accamparono nel paese di Galad, quindi siamo nella zona vicino anche al Giordano, importante perché è uno dei luoghi fondamentali quando Giosuè passa e giunge esattamente a Galad. Quando Davide fu giunto a Macanaim, che vuol dire gli accampamenti in ebraico, Sobi, figlio di Nacas, che era da Rabbà, città degli Ammoniti, Machir, figlio di Amiel, da Lodebar, Barzillai, Caladita, di Rogelim, portarono letti e tappeti, coppe e vasi, terracotta, grano, orzo, farina, grano arrostito, fave, lenticchie, miele, latte acido e formaggi di pecora di vacca per Davide e per la sua gente, perché mangiassero. Infatti dicevano: questa gente ha patito fame, stanchezza e sete nel deserto. Vengono quindi rifocillati e vengono tenuti bene pronti, belli caricati. Davide passò in rassegna la sua gente e costituì capi di migliaia, quindi si organizza l'esercito, capi di migliaia, capi di centinaia per comandarla. Vuol dire in pratica: passa il comando di qui, tutti i capi lo passano qua di sotto, quindi in pratica una forma gerarchica e il passaggio di informazioni per muoversi in fretta e essere organizzati. Divise la gente in tre corpi: un terzo sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abisai, figlio di Zeruiah, fratello di Joab, e un terzo sotto il comando di Ittai di Gat, quindi tre piccoli eserciti. Poi il re disse al popolo: «Voglio uscire anch'io con voi». Ma il popolo rispose: «Tu non devi uscire, perché se noi fossimo messi in fuga non si farebbe alcun caso di noi. Quando anche perisse la metà di noi, ecco, non si farebbe alcun caso, ma tu conti per 10.000 di noi», quindi cerco di tutelare Davide, perché se parte lui partono tutti. «È meglio che ti tenga pronto a darci aiuto dalla città». E il re rispose loro: «Farò quello che mi sembra bene». Il re si fermò a fianco della porta mentre tutto l'esercito usciva a schiere di 100 e di 1.000. Il re ordinò a Joab, ad Abisai e Ittai: «Quindi trattatemi con riguardo il giovane Assalonne». Quindi notate che, contrariamente ad Assalonne che vuole far morire suo padre, suo padre, la differenza dell'amore che c'è tra il padre nei confronti del figlio e il figlio nei confronti del padre: il figlio vuole rubare l'eredità e quindi la primazialità al padre, il padre invece è sempre padre, quindi in definitiva
nonostante che abbia il figlio che gli è avverso avversario, però lo vuole tutelare. E tutto il popolo lì, quanto il re ordinò, tutti i capi nei riguardi di Assalonne. Quindi c'è questo ordine di tutelare il figlio Assalonne. Importante questa cosa, che poi vedrete l'elegia costruita sulla morte di Assalonne quando viene riferita a Davide, che va proprio in questa linea. L'esercito uscì in campo contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim, quindi siamo nella zona del nord. Quindi la gente di Israele fu in quel modo sconfitta dai servi di Davide e la strage fu grande. In quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese su tutta la contrada, la foresta divorò in quel giorno molta più gente di quante non avesse divorato la spada. Ora Assalonne si imbatté nei servi di Davide e Assalonne cavalcava il mulo. Quindi si imbatté nei servi di Davide, vuol dire che loro di Davide hanno già cominciato a vincere gli israeliti, che sta ad indicare il gruppo di Assalonne. Notate che qui siamo praticamente nel regno, durante l'epoca del Regno Unito, però anche se il Regno Unito ti chiama gli israeliti gli altri, e gli altri che stanno con Davide, che tracci intendere che sono più appartenenti al Regno di Giuda o la parte dei giudei, quindi degli abitanti più del sud, tanto è vero che loro si vanno a piazzare su a Efraim, Galad, siamo in una zona tradizionale del Regno del Nord. E quindi comincia a vincere Davide. A questo punto Davide, Assalonne si imbatte con i servi di Davide, quindi avversari. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto, voi ricordate la descrizione di Assalonne, che era il più bello di tutti, una criniera incredibile, addirittura pesavano quintali quei capelli. Ecco, allora qui adesso deve pagare la cosa. Il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto e la testa di Assalonne rimase impigliata nel terebinto e così egli restò sospeso fra cielo e terra. A me non sarebbe successo. Non so se per quello, però per dire da un tempo. Ecco, tra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre, è veramente bella come scena, cioè, è drammatica, però per carità, nella descrizione fa anche un po' ridere. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab: ho visto a Salonne appeso un terebinto. E Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia: dunque l'hai visto? E perché non l'hai tu sul posto steso al suolo? Io non avrei mancato di darti 10 sicli d'argento e una cintura. Ma quell'uomo disse a Joab: quando anche mi fossi messo in mano 1.000 sicli d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re, perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e Ittai: salvatemi il giovane Assalonne. Vedete, questo tizio quindi risponde bene al capo dell'esercito: se io avessi commesso in mia testa perfidia, poiché nulla rimane nascosto al re, tu stesso saresti sorto contro di me. Allora Joab disse: io non voglio perdere così il tempo con te. Prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto del terebinto. Quindi Joab in pratica ammazza Assalonne. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo finirono. Quindi più finito e così si muore. Giusto. Allora Joab suonò la tromba e il popolo cessò di inseguire Israele, perché Joab aveva trattenuto il popolo. Poi presero Assalonne, lo gettarono in una grande fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un enorme mucchio di pietre. Sapete che la modalità con la quale si seppelliva è ancora oggi, diciamo che rimane questa memoria che viene dal deserto della sepoltura, per lasciare con le pietre il luogo, per rinvenire esattamente il posto della sepoltura. Tutto Israele era fuggito, ciascuno nella sua tenda. Ora Assalonne, mentre era in vita, si era eretta la stele che è nella valle del re, perché diceva: io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome. E chiamò quella stele con il suo nome e la si chiamò di Assalonne fino ad oggi. Sono
quei tratti tipici del narratore che sta raccontando al suo tempo delle cose che sono rimaste nella storia e hanno valore eziologico di spiegazione dell'origine. Ecco, qui dice la nota, si chiamò la stele di Assalonne, questa stele monumento alla lettera, questa mano di Assalonne, quindi non è la tomba ellenistica che si mostra nella vallata del Cedro, perché voi sapete che è una di quelle tre tombe, si dice quella di Assalonne, ma nell'epoca ellenistica, ma la tradizione ha voluto infatti attribuire questa tomba attorno al 300 a.C., grosso modo, la figura di Assalonne partendo da questa memoria, ma si tratta probabilmente appunto di una stele funeraria. Achimaz, figlio di Zadok, allora disse a Joab: correrò a portare al re la notizia che il Signore gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici. E Joab gli rispose: oggi tu non sarai l'uomo della buona notizia, la porterai un altro giorno. Non porterai oggi la bella notizia, perché il figlio del re è morto. Poi Joab disse all'etiope Cush: quindi va e riferisci al re quello che hai visto. E l'etiope si prostrò a Joab e corse via. Achimaz, figlio di Zadok, disse di nuovo a Joab: qualunque cosa avvenga, lasciami correre dietro l'etiope. E Joab gli disse: ma perché correre, figlio mio? La buona notizia non ti porterà nulla di buono. E l'altro: qualunque cosa avvenga, voglio correre, perché da una parte avete Zadok, quindi anche diciamo l'etiope che deve portare la notizia, perché Iove che gli ha detto, ma Zadok gliela vuole portare come bella notizia, ma chi è informato di non ammazzare il figlio sono i tre capi dell'esercito. Quindi per Achimaz, figlio di Zadok, questa è una bella notizia, perché lui non era uno di quelli che erano stati informati dal re per non uccidere Assalonne. Joab però sa molto bene che se va il figlio di Zadok a portargli la notizia, come dire, Davide è il barella, capite? E allora cerca di evitare questa cosa. Joab mi disse: corri. Allora Achimaz prese la corsa per la strada della valle, oltrepassò l'etiope, quindi gli dà il permesso comunque di andare. Qui sono due che stanno portando la notizia, guardate l'intreccio. Davide stava seduto fra le due porte, la sentinella salì sul tetto della porta dal lato del muro, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo correre tutto solo. Allora la sentinella gridò a avvertire il re e il re disse: se è solo porto una buona notizia. Guardate tutta la scansione psicologica che viene fuori in tutto questo tracciato narrativo, quindi uno si domanda perché deve pensare, no, arriva una sentinella e dice che c'è uno che sta correndo, quindi nella mente di Davide balena l'idea: porto una buona notizia. Quelli andava avvicinandosi sempre più, poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: ecco un altro uomo correre tutto solo. E il re: anche questo porta una buona notizia. Notate come nella mente di Davide c'era questo spauracchio, cioè che più poi sarebbe arrivata la notizia della morte del figlio. Quindi questo succede un po' sempre per la psicologia: quando tu hai una preoccupazione cerchi di razionalizzare l'evento per cacciare il fantasma che ti viene in mente. Allora devi dire: ma no, non è così, guarda che c'è quest'altra ipotesi che è più verosimile. Quindi opera una forma di razionalizzazione per vincere la paura. La sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di Achimaz, figlio di Zadok. E il re disse: è un uomo da bene, viene certo per una buona lieta notizia, cioè se viene lui non può che portare una buona notizia. Achimaz gridò al re: pace, Shalom, quindi di per sé è una buona notizia, è chiaro, quindi dal suo punto di vista è una buona notizia, cioè lui viene, in effetti sta correndo da brutto, perché se è arrivato a Achimaz vuol dire che ha superato l'etiope, capite? Quindi prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra disse: benedetto sia il Signore tuo Dio che ha messo in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore.
E allora notate la risposta del re, cioè lui è a chiodo fisso, è Davide, sul figlio suo. Il giorno del Salone sta bene, cioè, allora notate, benedetto sia il Signore tuo Dio che ha messo il tuo potere di uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore. Non è che lui dice, ah sì, raccontami, dai, come è andata, quindi li avete fatti fuori, ce l'abbiamo fatta a vincere, così sarebbe stato normale. Non dico queste parole che dico adesso io, sono un po' da osteria, però magari un po' più tecniche, come dire, come strategia di battaglia, ecco la verifica, ecco, di come è andata questa vittoria. E invece subito, pom, il giovane Salome sta bene, Achimaz rispose, quando Joab mandava il servo del re e me, tuo servo, quindi in pratica, quando Joab mandava l'Etiope, ecco, io vidi un gran tumulo, ma non so di che cosa si trattasse. Un gran tumulto, sì, sì. E non so di che cosa si trattasse. E il re gli disse, mettiti là, quindi da parte. Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare il secondo, quindi l'Etiope. Buone notizie per il re mio signore. Il Signore ti ha reso oggi giustizia liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te, che è lo stesso contenuto di Achimaz, come vedete. E re disse all'Etiope, il giovane Salome sta bene? L'Etiope rispose, diventino come quel giovane i nemici del re mio Signore e quanti insorgono contro di te per farti il male. Allora gli dà una risposta, capite, in diretta, ti fa capire come devono diventare tutti quelli che vogliono farti del male, e nel medesimo tempo, chiedendo se sta bene, gli sta dicendo già indirettamente che sta molto male, perché se ti faccio l'augurio che diventino come lui tutti quelli che ce l'hanno su con te, ecco, sto dicendo in pratica che è finito male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse, diceva in lacrime, quindi qui arriva proprio un momento struggente, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, qui vedete proprio tutta una frase costruita su questo benissimo, questo figlio mio, il padre che è disposto a rimettere la vita in favore del figlio, nonostante che il figlio gli sia nemico. Fu riferito a Joab. Ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne, e la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno, il re è molto afflitto a causa del figlio. Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia, cioè ti dice in pratica il lutto della riconquista, ecco, di Gerusalemme, dove vi ritornano, di fatto un po' come se fossero stati bastonati. Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce, figlio mio Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Allora Joab entrò in casa del re e disse, tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te e ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Pesantissimo. Quindi mi fa un'accusa incredibile. Infatti, oggi tu mostri chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla. Ora io ho capito che se Assalonne fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. Ancora più pesante, Però nel medesimo tempo vedete che tra le righe si mette in evidenza l'amore del padre nei confronti del figlio. E dice, ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte. Questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi. C'è un discorso così duro,
incredibile. Quindi dalla vittoria scaturisce proprio un disastro unico, cioè un disastro per il re, è un disastro per il popolo, perché è un po' come quando tu pensi di fare una bella sorpresa a una persona, fargli una cosa gradita, e quella persona invece la prende malissimo, capite? La prende malissimo, la mette giù pesantissima, che proprio dice, lo fatti bene dire, cioè mandi quel paese, cioè, quindi tu intervieni con un livello di coinvolgimento molto forte a favore di quella persona, perché pensi anche, ne so, un bel regalo, pensi una festa, pensi una cosa che immagini gradita, quella persona te la rinfaccia al punto tale che te la rifiuta, la cosa peggiore che tu potevi fare, e la reazione opposta certamente viene condizionata dalla reazione negativa, cioè vedete come il male vince sul bene. Allora il re si alzò e si sedette sulla porta, fu dato questo annunzio a tutto il popolo, ecco il re sta seduto alla porta, e tutto il popolo venne alla presenza del re. Allora gli israeliti erano fuggiti ognuno alla sua tenda, in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e diceva, il re ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici e ci ha salvati dalle mani dei filistei. Ora è dovuto fuggire dal paese a causa di Assalonne, ma quanto ad Assalonne, che noi avevamo consacrato perché regnasse su di noi, è morto in battaglia. Questi sono quelli alleati con Assalonne, gli israeliti. Ora, perché non cercate di far tornare il re? Ciò che si diceva in tutto Israele era giunto a conoscenza del re. E il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Zadok ed Abiatar, riferite agli anziani di Giuda, quindi quelli che stavano con lui, perché volete essere gli ultimi a far tornare il re alla sua casa? Voi siete mio osso e mia carne, e perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re? Dite ad Amasà, che è nipote di Davide, ecco, non sei forse mio osso e mia carne? Dio mi faccia questo e mi aggiunga quest'altro, se tu non diventerai davanti a me capo dell'esercito per sempre al posto di Joab. Quindi Davide deve cercare di riconquistare anche il suo popolo, visto e considerato quello che Joab gli ha detto. Così piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come se fosse stato il cuore di un solo uomo. Essi mandarono a dire al re, ritorna tu e tutti i tuoi ministri, per cui c'è questa riconciliazione. Il re dunque tornò e giunse al Giordano, quelli di Giuda vennero a Galgala per andare incontro al re e fargli passare il Giordano. Quando sia Galgala e Giordano abbiamo sempre come dire, episodi collegati al tempo del passaggio, al tempo della conquista della terra, dell'alleanza, eccetera. Ecco, qui sono questioni un po' complesse. Simei, figlio di Gera Beniaminita, che era di Bakurim, si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide, aveva con sé 1000 uomini in Beniamino. Ziba, servo della casa di Saul e i suoi 15 figli, con lui e i suoi 20 servi, si erano precipitati al Giordano prima del re e avevano servito per far passare la famiglia del re e per fare quanto a lui sarebbe piaciuto. Intanto Simei, figlio di Gera, si gettò ai piedi del re nel momento in cui passava il Giordano e disse al re, il mio signore non tenga conto della mia colpa, non ricordarti di quanto il tuo servo ha commesso quando il re mio signore è uscito da Gerusalemme, il re non lo conservi nella sua mente, perché il tuo servo riconosce di avere peccato ed ecco oggi, primo di tutta la casa di Giuseppe, sono sceso incontro al re mio signore. Quindi ricomincia l'alleanza degli altri di Israele nei confronti di Davide. Ma Abisai, figlio di Zeruia, disse, non dovrà forse essere messo a morte Simei perché ha maledetto il consacrato del Signore? E Davide disse, che ho io in comune con voi, o figlio di Zeruia, che vi mostriate oggi i miei avversari? Si può mettere a morte oggi qualcuno in Israele? Non so dunque che oggi divento re di Israele? Il re disse a Simei, tu non morirai, e il re glielo giurò. Anche Meribal, che era il nipote di Saul, scese incontro al re, non si era curato i piedi e le mani nella barba intorno alla lebbra e non aveva lavato le vesti, quindi era puzzone, ecco, dal giorno in cui il re era partito, dunque, a quello in cui tornava in pace. Ecco, quando giunse da Gerusalemme incontro al re, il re gli disse, perché non sei venuto con me, Meribal? Gli rispose, re mio signore, insomma, sta costruendo in pratica un po' tutte le alleanze che sono andate
in crisi in questa fase con Assalomone. Andiamo al versetto 41. Così il re passò verso Galgala e Chimam era venuto con lui. Tutta la gente di Giuda e anche metà della gente di Israele aveva fatto passare il re. Allora tutti gli israeliti vennero dal re e gli dissero: perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto passare il Giordano al re, alla tua famiglia, a tutta la gente di Davide? Tutti gli uomini di Giuda risposero agli israeliti: il re è un nostro parente stretto, perché è della tribù di Giuda. Perché vi adirate per questo? Quindi ti fa capire che loro si sentono, sì, non interpretati dal re in sostanza. Abbiamo forse mangiato a spese del re o ci fu portata qualche porzione? Gli israeliti replicarono agli uomini di Giuda: 10 parti mi spettano sul re, inoltre sono io il primogenito e non tu, perché mi hai disprezzato. Non sono forse stato il primo a proporre di far tornare il re? Ma il parlare degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli israeliti, e ritorna insomma, diciamo, la tensione, ecco, tra gli uomini di Giuda e gli israeliti, e continua insomma tutta questa tensione anche nel capitolo 20. Poi verso la fine del capitolo 20 abbiamo di una focalizzazione su gli ufficiali, cioè tutto il gruppo che, di cui si era già ricordato precedentemente nel capitolo 8 di Davide, i collaboratori stretti. Ecco, poi il capitolo 21 è ancora questo, un capitolo abbastanza di passaggio, sempre legato a battaglie, a conflitti, dove abbiamo a che fare anche con i discendenti appunto di Saul, e per arrivare a una forma di situazione tranquillizzata, ecco, bisogna approdare in sostanza dal capitolo 22 in avanti, perché ormai volgiamo verso la fine del libro di Samuele, e vedete che praticamente la storia di Davide è stata un po' tutta costellata di trame, di conflitti, soprattutto interni. A un certo punto, quando ha vinto all'esterno, però si trova le guerre intestine, l'ultima è questa, quella di Assalomone, ma tutta la vicenda legata a Saul precedente non era certo da meno. Ecco, e quindi dopo queste ultime gesta nei confronti dei filistei, ecco che noi arriviamo al capitolo 22, dove c'è un inserimento molto particolare di un salmo, cioè del salmo 18, in particolare del salmo 18, che viene inserito proprio nell'ambito di questo testo storico. Operazioni che raramente avvengono, ma quando avvengono ti danno quindi la certezza dell'esistenza già di questi componimenti, perché funzionavano poi a un certo punto come realtà sé stanti, vengono raccolti in un libro, quel libro dei Salmi, ma erano anche funzionali, oltre che l'aspetto orante, in questo caso mettere in bocca a Davide dei contenuti che diventano anche sintetici e aiutano a tracciare il senso della sua personalità. Davide si rivolse al Signore, le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici, specialmente dalla mano di Saul. Allora, all'inizio di questo capitolo 22 è una specie di sintesi di tutto il lavoro fatto da Davide, perché fu un'esistenza vissuta contrastata da nemici dall'esterno e dall'interno. E dice: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la mia salvezza, il mio riparo. Ecco, adesso vorrei far cogliere come un salmo inserito all'interno di una storia, lo sentite subito in modo diverso che recitare o cantare dei salmi stralciati dalla storia. Quindi vedete, noi abbiamo seguito tutta questa storia. A questo punto, se uno prende il salmo 18, secondo naturalmente i Masoreti, ecco, un salmo molto lungo, come vedete, una specie di Tedeum regale viene anche chiamato, salmo 19, quello famoso, ce li narrano, ecco, però notate cosa dice la titolazione del salmo 18, dice: al maestro del coro,
di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici. Vedete? Quindi, se io vado a vedere all'inizio del Salmo 22, Davide rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici, specialmente dalla mano di Saul, e disse, dalla mano di Saul, e disse: ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Qui dice: il Signore è mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore. Non è identico nelle parole, però direi sostanzialmente è lo stesso testo. Le varianti si danno a motivo della trasmissione, anche a volte forse mnemonica, del testo stesso. E vedete, chiamato Te Deum regale, quindi questo grande ringraziamento fatto dal re, e la conclusione di questo testo, ecco, che di per sé avete l'analogato nel versetto 51 del capitolo 22, dice proprio: egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Ecco, e allora adesso non abbiamo magari il tempo per leggerlo, lo leggiamo solo in qualche parte, ma per farvi fare l'esperienza che dicevo prima, riprendiamo un po' l'inizio di questo testo: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, ricordatevi il rifugio di Davide all'interno delle rupi, il mio scudo, la mia salvezza, il mio riparo. Cioè, perché se fosse stato solo con una prospettiva umana, Davide sarebbe stato messo a morte, certamente, diciamo, dal figlio Assalone, perché era già stato scongelato tutto con Achitofel, poteva andare in porto la cosa, proprio questa poteva andare in porto, il Signore quindi gliel'ha sventata e ha impedito questa trama. Sei la mia roccia forte che mi salva, tu mi salvi dalla violenza. Notate che sono tutte immagini legate alla roccia, e le immagini legate alla roccia sono le immagini della fede, della fondatezza. Invoco il Signore degno di ogni lode e sono liberato dai miei nemici. Mi circondavano i flutti della morte, mi atterrivano tormenti esiziali, mi avviluppavano le funi degli inferi, mi stavano davanti i lacci della morte. Nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato al mio Dio, egli ha ascoltato dal suo tempio la mia voce e il mio grido è giunto ai suoi orecchi. Quindi notate la solita situazione della persecuzione e della invocazione: si scosse la terra e sobbalzò, tremarono le fondamenta del cielo, si scossero perché egli si era irritato, fumo salì dalle sue narici. Quindi tutte queste immagini di teofanie: egli piegò i cieli e discese, una nube oscura era sotto i suoi piedi, cavalcò un cherubino, che viene descritto proprio nell'immaginario antico, questi movimenti anche celesti, movimenti, se volete, atmosferici, che poi vanno a rappresentare anche i movimenti della divinità. Il Signore tuo nome in cielo, l'Altissimo mise la sua voce, vedete il tuono e diventa Dio, insomma, che si fa sentire. Scagliò frecce, gli disperse, gli imbrò folgore, per cui le frecce che scendono dal cielo sono proprio i fulmini, e li mise in fuga. Quindi c'è questo rapporto tra l'accadimento storico, l'intervento straordinario letto nei fenomeni atmosferici. Apparvero le profondità marine, si scoprirono le basi del mondo come effetto della tua minaccia, Signore, del soffio violento della tua ira. Vedete, quindi tutto è sconvolto, tutto è contattato nel creato, perché il Signore è dappertutto. Allora dice a un certo punto: mi afferrarono nel giorno della mia rovina, versetto 19, ma il Signore fu il mio sostegno, egli mi trasse al largo, mi liberò perché oggetto della sua benevolenza. Quindi da qui, fin qui ha descritto la crisi, ha descritto l'incedere vittorioso del Signore, sconvolge tutto. Ecco, momento critico, giorno della rovina, la sua rovina, egli lo libera, lo trae al largo,
e quindi dice che diventa oggetto delle sue benevolenze. Il Signore mi ricompensò secondo la mia giustizia, mi trattò secondo la purità delle mie mani. Quindi sottolinea la rettitudine e la fedeltà, ecco, di Davide nei confronti del Signore, perché mi sono mantenuto nelle vie del Signore, non sono stato empio, lontano dal mio Dio, perché tutti i suoi decreti mi sono dinanzi e ho allontanato da me le sue leggi. Tutto da vedere, ecco, Davide sì, è stato sì. Proprio un fico di santo, insomma, però viene fuori così. Il Signore mi trattò secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie labbra. Quindi questo qui è uno di quei salmi, diciamo, dove tu rivendichi davanti al Signore il fatto che lui deve intervenire a salvarti, perché tu gli sei fedele e come mai ti trovi a soffrire. Poi se il Signore ti salva, tu dici, ma giustamente, perché in effetti non mi si poteva fare delle colpe. Allora sono stato messo alla prova, ma non perché io ero peccatore, capite? Quindi è un teorema che si va a confermare, che conferma la teoria della retribuzione, e insomma è piuttosto lunghino. Ecco, poi alla fine si conclude richiamando appunto Davide il consacrato, dove diceva quelle parole: perciò ti loderò Signore fra i popoli, canterò inni al tuo nome, egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo consacrato, a Davide e ai suoi discendenti per sempre. Cioè lui dice quindi che il Signore concede a lui e ai suoi discendenti per sempre la promessa che Nathan aveva rivolto a Davide, di questo per sempre, il loro anno. Capitolo 23, queste sono le ultime parole di Davide. Oracolo di Davide, figlio di Jesse, oracolo dell'uomo che l'Altissimo ha innalzato, del consacrato del Dio di Giacobbe, del soave cantore di Israele. Questo è un testo molto interessante, più breve, che però riecheggia un po' gli oracoli di Balaam nel libro dei Numeri, perché vedete che comincia proprio in modo simile: oracolo di Balaam, l'uomo dall'occhio penetrante, e allora poi inizia a esprimere parole di oracolo, e quindi vedete anche qui c'è almeno c'è un'analogia di tutto questo, e dice: lo spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua. Il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe di Israele mi ha detto: chi governa gli uomini ed è giusto, chi governa con timore Dio, è come la luce del mattino al sorgere del sole in un mattino senza nubi, che fa scintillare dopo la pioggia i germogli della terra. Quindi lo spirito del Signore parla in me, la sua parola sulla mia lingua, il Dio di Giacobbe ha parlato. Chi governa gli uomini è giusto, dice, chi governa con timore di Dio, cioè lui in pratica, è come questa luce. Quindi vuol dire che Davide si assomiglia a chi deve far brillare il governo del Signore nel popolo. Così è stabile la mia casa davanti a Dio, perché ha stabilito con me un'alleanza eterna, in tutto regolata e garantita. Non farà dunque germogliare quando mi salve e quando mi diletta, ma gli scellerati sono come spine che si buttano via a fasci e non si prendono con la mano. Chi le tocca usa un ferro o un astro di lancia e si bruciano al completo nel fuoco. Quindi c'è proprio tutta, come dire, l'effigie degli oppositori, mentre lui è al sicuro. Una botte di ferro, diciamo, perché è fortemente collegato con questa alleanza eterna, quindi questo quadro ormai che va verso la fine, perché siamo al penultimo capitolo, vuole presentare sempre di più un Davide alleato con il Signore, un Davide perfetto. Però noi sappiamo chi è stato Davide nella narrazione e non è ancora finita, perché l'ultima la deve ancora combinare. Ecco, qui abbiamo di nuovo i cosiddetti prodi di Davide, cioè l'elencazione di tutti i personaggi, ecco, che appartenevano alla corte di Davide. Questi sono i nomi dei prodi di Davide: Ishbal, il Carmonita, capo di tre, poi egli impugnò la lancia contro 800 uomini, li trafisse in un solo scontro, dopo di lui veniva Eleazaro, figlio di Giudò, la Pochita, eccetera. Fa tutto l'elenco di questi, naturalmente un po' pesantino,
ecco, lo saltiamo a pie pari per arrivare invece all'ultimo capitolo del libro, il secondo libro di Samuele, che esatto, ed è proprio la presentazione dell'ultimo peccato di Davide. La collera del Signore si accese di nuovo contro Israele, quindi la collera del Signore, e incitò Davide contro il popolo in questo modo: su, fai il censimento di Israele e di Giuda. In totale, chi è che ha incitato, come dire, ha provocato il popolo per fare il censimento? Qui dice che la collera del Signore si rivolse contro Israele, e questa collera quindi spinse Davide contro il popolo in quale modo? Su, fa il censimento di Israele. Giù, dice, ma grazie a Dio, vabbè, cioè collera contro il popolo, dice, fare il censimento. Allora, se uno va a vedere il libro delle cronache, il primo libro delle cronache, capitolo 21 all'inizio, scopre una cosa un po' particolare. Esatto, cioè, qui dice Satana insorse contro Israele, egli, Satana, spinse Davide a censire gli israeliti. Allora, che cosa è avvenuto? È avvenuto un passaggio importante tra la tradizione dei libri storici del cosiddetto deuteronomista, quindi di questi libri che abbiamo analizzato di Samuele, che ricorderete, chi interveniva a fare il male era lo spirito cattivo da parte del Signore, e soprattutto ce l'aveva con Saul, e continuamente veniva fuori questa cosa. E qui in pratica la collera del Signore si accese di nuovo contro Israele, la collera incitò il Signore, quindi Davide, contro il popolo per fare questo censimento, che lascia intendere che è una cosa, come dire, negativa, perché ha a che fare con la collera che il Signore ha nei confronti del popolo. Ormai la distanza di secoli, perché al libro delle cronache vengono redatti tre secoli, due secoli prima della venuta di Cristo, mentre questa storiografia grosso modo è certamente pronta e completa nella prima parte dell'epoca persiana, cioè nel ritorno da Gerusalemme. Quindi l'altra storiografia, le cronache, continuamente fa riferimento alla storia dei re di Israele e di Giuda, come dire, è già frutto, questa storiografia delle cronache, di una ideologia successiva, ed è tutta l'ideologia che noi ritroviamo negli ultimi secoli o nei secoli ultimi prima dell'inizio della nostra era, con tutta la teorizzazione relativa all'origine del male. Cioè, inizialmente l'origine del male era pensato in capo alla decisione del Signore, cioè era lui che comunque governava anche il male, in quanto il male poi doveva funzionare alla sua volontà. Quindi ciò che era recepito come male però era poi funzionale a un progetto che era un progetto, come abbiamo visto nella storia di Davide, lo vedete attento molto bene. E successivamente invece il problema del male diventa sempre più grosso. Il testo di una parte di Coelho e dall'altro di Giobbe sono i due grandi testimoni, ma se voi vedete anche tutto l'Intertestamento con i libri di Enoch, anche tutta la relazione con diversi testi cosiddetti apocrifi dell'Intertestamento e medio giudaismo, ecco, lì hai molti di questi testi che prendono tra le mani il problema dell'origine del male. Quindi una delle speculazioni che presto nasceranno sarà quella di assolvere Dio dalla responsabilità dell'origine del male, e per assolvere la teoria più avanzata era quella degli angeli decaduti, quella più nota, cioè degli angeli che si rifiutano di obbedire alla volontà del loro creatore, quindi sono loro che volutamente, quindi con la loro volontà, ma sono degli esseri immortali questi, pongono questo peccato originario, che è quello della disobbedienza alla legge del Signore. Tale peccato produce un allontanamento, quindi vanno ad essere sprofondati sotto la terra, ed è da lì anche che nasce quella concezione dell'inferno, e questi angeli della presenza che vengono allontanati sono una delle teorie di spiegazione sull'origine del male. Ecco, tra gli angeli della presenza che poi sono allontanati ce n'è anche uno che di per sé vuol dire l'accusatore, cioè che è il Satan.
Ecco, questo Satan è nel libro di Giobbe, come ricordate, ancora come angelo della presenza, ma che deve accusare gli uomini davanti alla corte celeste. Ora, quando il Satan non è più dalla parte di Dio, non è più al servizio di Dio, ma viene allontanato, che è la fase successiva anche al libro di Giobbe, ormai Satana diventa il responsabile dell'origine del male. Ecco, come in questo caso nel testo delle cronache, Satana, vedete, insorse contro Israele, ormai è l'avversario. Satana è l'accusatore di Israele ed è l'avversario. Lo torniamo nel libro di Samuele e riprendiamo per riuscire a capire per quale motivo allora questo censimento su Israele e Giuda deve essere così problematico. Dopo abbiamo letto anche velocemente tutta la vicenda dello sfaldamento di Giuda e di Israele, Israele perché era di Assalomme, Giuda perché è anche morto Assalomme, Davide in totale si rende dire odioso al volto di tutti i suoi confratelli perché era più dispiaciuto della morte di Assalomme piuttosto che si fosse morto per quanto il popolo. Ecco, tutto questo sfaldamento poi è anche stata dura cercare di ricomporre, addirittura il testo non lo ricompone bene, qui non è che si conclude con come dire lì sono tutti felici e contenti, è sempre un po' ingarbugliata la cosa, e allora il dire fai il censimento significa a questo punto mostra la tua forza, la tua potenza, il tuo controllo sul tuo dominio. E tenete presente che noi abbiamo alle spalle i capitoli 22, salmo sovraesaltante della figura di Davide, 23 con tutto l'elenco dei collaboratori di Davide, tutto quello che hanno fatto i prodi di Davide, e adesso allora bisogna fare il punto della situazione di tutte queste operazioni di collaborazione, il giudizio che è stato dato di fatto dal narratore altamente positivo, ecco, di questa parte finale del regno di Davide. Il re disse a Joab e ai suoi capi dell'esercito: percorri tutte le tribù di Israele da Dan fino a Bersabea, che sono gli estremi tradizionali del regno di Davide, e fate il censimento del popolo perché io conosco il numero della popolazione. Joab rispose al re: il Signore tuo Dio moltiplichi il popolo 100 volte più di quello che è e gli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il re mio Signore desidera questa cosa? Ma l'ordine del re prevalse su Joab e sui capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del popolo di Israele. Passarono il Giordano e cominciarono da Aroer e dalla città che è in mezzo al torrente di Gad e presso gli Azer. Poi andarono in Galaad, nel paese degli Ittiti, a Kadesh, andarono a Dan, quindi salgono a nord, poi girarono intorno a Sidone, salgono ancora di più, andarono alla fortezza di Tiro, in tutte le città degli Evei, dei Cananei, e finirono nel Negev di Giuda, a Bersabea. Quindi da sopravvivere dal nord, scendono al centro, al nord, e scendono giù al sud, nel deserto del Negev. Percorsero così tutto il paese, e dopo 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Joab consegnò al re la cifra del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 guerrieri che maneggiavano la spada, in Giuda 500.000, quindi complessivamente 1.300.000 di guerrieri, siamo una bella quota. Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, sentì battere il cuore e disse al Signore: ho peccato molto per quanto ho fatto. Ma ora, Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza. Allora, curiosa la cosa, perché all'inizio è la collera del Signore che va ad incitare Davide per fare questo, capite? E quindi Davide opera in quella direzione. E sembra quasi, in effetti, che sia stato spinto dalla volontà del Signore per rimetterlo alla prova e per riuscire a trarre poi anche una, come dire, una conseguenza da questa azione che Davide ha compiuto. Sta di fatto che Davide ha coscienza che ha peccato, ma ora il Signore perdona l'iniquità del tuo servo perché io ho commesso una grande stoltezza.
Quando Davide si fu alzato il mattino dopo, questa parola del Signore fu rivolta al profeta Gad, il veggente di David. Va a riferire a Davide, dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegliene una e quella ti farò. Queste sono le punizioni, eh? Quindi è già, cioè Davide è già cosciente di avere peccato e gli arriva già la risposta. Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse, vuoi, ti dice subito le tre cose, se prima non te l'ha dette, adesso Gad dà per scontato che Davide sa già tutto. Vuoi 3 anni di carestia nel tuo paese o 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegua, oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? E notate, 3 anni di carestia, 3 mesi, 3 giorni, sono però tutte commisurate, per cui 3 anni di carestia è lunga, capite? Perché avesse detto 3 giorni di carestia, tutto sommato, invece la cosa tutto sommato più sopportabile dura 3 anni. 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, lui era anche questo, cioè 3 mesi, tenere, però i 3 giorni di peste, ecco, nel tuo paese, c'è il rischio di ammazza tutti. Ora rifletti e vedi che cosa io debba rispondere a chi mi ha mandato. Davide rispose a Gad, sono in grande angoscia, ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la peste in Israele e da quella mattina fino al tempo fissato, da Dan a Bersabea morirono 70.000 persone del popolo, quindi una moria pazzesca, e quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per distruggerla, il Signore si pentì di quel male e disse all'angelo che distruggeva il popolo, basta, ritira ora la mano. Vedete questi testi un po' misteriosi, dove viene fuori davvero il discorso del Dio che interviene lui con la mano dell'angelo a distruggere, l'angelo così della devastazione. Tutto il popolo, abbiamo detto che sono 70.000 persone che vengono uccise dalla peste, arrivano alla città santa. La città santa viene in un certo senso preservata. Ora l'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore, io ho peccato, io ho agito da iniquo, ma queste pecore che hanno fatto? Capite? Lui cerca di fare come Mosè, di intercedere per il popolo. La tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre. Perché vedete, tutto sommato, Davide va sempre bene, lui è protetto. Sì, perché anche con Uria e tutto, cioè lui alla fine scappa sempre, iperprotetto. Quel giorno Gad venne da Davide e gli disse, sali, innalza un altare al Signore sull'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato, Arauna, guardò e vide il re e i suoi ministri dirigersi verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra, poi disse, perché il re mio Signore viene dal suo servo? E Davide rispose, per acquistare da te quest'aria e innalzarvi un altare al Signore, perché il flagello cessi di colpire il popolo. Arauna disse a Davide, il re mio Signore prenda e offra quanto gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, le trebbie di arnesi dei buoi serviranno da legna, tutte queste cose, re, Arauna te le regala. Poi Arauna disse al re, quindi questo dono che viene fatto, il Signore tuo Dio ti sia propizio. Ma il re rispose a Arauna, no, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Davide acquistò l'aia e i buoi per i 50 sicli d'argento, vedete, almeno ci rimetto qualcosa, perché sennò lui è sempre venduto alla fine, perché insomma, che dire, qui avete ben visto, allora, i 3 anni di carestia,
quei tre mesi dei nemici, i tre giorni di peste. Allora gli ha mandato la cosa più breve e lui non si è ammalato. Esatto, ecco, quindi alla fine qui questo gli stava per regalare tutto, è un po' tipico delle personalità, perché alla fine uno non paga mai i pranzi, le cene, perché ti offrono sempre tutto. Ecco, e Davide si trova un po' in quella situazione, però qui vuole comprare lui, cioè nel senso che vuole offrire queste cose al Signore, perché deve cercare di intercedere per far cessare appunto di colpire il popolo. Quindi no, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Sapete che il sommo sacerdote doveva acquistare lui di tasca sua i capri nel giorno dell'espiazione, quindi qui siamo di fronte a un discorso di espiazione. Però il fatto che lui voglia pagare, ecco, mi sembra che possa rimandare proprio a questa antica istituzione. Davide acquistò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, edificò in quel luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Allora, olocausti e sacrifici di comunione sono i tipici sacrifici che servono a ristabilire l'alleanza. Quindi ti lascio intendere che c'è l'alleanza infranta, l'alleanza in crisi. Il Signore si mostrò placato, perché questo era lo scopo del sacrificio, quello di placare l'ira del Signore, si mostrò placato verso il paese e il flagello cessò di colpire il popolo. E finisce in pratica nel libro di Samuele così la presentazione di Davide, perché poi al prossimo, quando entreremo nei libri dei re, vedremo gli ultimi epigoni fino alla morte di Davide, ma poi anche lì un minimo di lotta per la successione con Salomone, ma ormai il secondo libro dei re, a partire dal secondo capitolo, già parte anche dal primo, si concentrerà in tutti i primi 11 capitoli sulla figura del figlio di Davide e Salomone. Così concludiamo il nostro itinerario che abbiamo fatto, dove i primi due incontri, se non ricordo male, erano dedicati a concludere il primo libro di Samuele, gli altri quattro incontri siamo riusciti a stare dentro una lettura quasi integrale, diciamo saltando qua e là qualche cosa, però anche di questo libro, e grazie che stiamo leggendo.